Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il video di oggi sarà dedicato a una ricetta che in realtà ho già iniziato a preparare prima perché deve lievitare abbastanza ed è il Danubio di Natale, in questo caso di Natale perché viene fatto all'interno del contenitore di carta, quello a forma di albero ed è appunto ripieno di Nutella e spero mi venga perché lo sto preparando con la farina senza glutine. Quindi nel mentre che aspetto vi faccio vedere due acquisti che ho fatto recentemente. Uno è sul sito di Beboutique La Rosa Canina e ho deciso di acquistare uno shampoo perché io ne ho acquistato uno che in realtà è abbastanza pieno, però non mi piace affatto, ed è della Bioficina Toscana ed è appunto indicato per i capelli secchi e mi sembra anche stressati comunque per questo periodo perché mi sembra ci sia qualcosa con la castagna. Però mi lascia, a parte fa pochissima schiuma, ma poi appunto oltre a lasciarmeli anche sporchi, non puliti, me li va a seccare ulteriormente. Quindi ho deciso di acquistarne un altro ed è di questa marca qui che è appunto Essere e non l'ho mai provata. E ho scelto di prendere questa qui al pompelmo perché c'era anche alla banana o alla mela verde. Secondo me riprendono abbastanza quelli di Garnier e sono indicati per tutti i tipi di capelli, tutti e tre, e ho deciso di prendere questo perché è una profumazione che non ho mai provato e appunto contiene il 98% di ingredienti naturali. Vi lascio il prezzo perché quando l'ho preso c'erano degli sconti e poi ho deciso di prendere, sempre appunto perché in questo periodo sembrano paglia i miei capelli, di prendere questo di questa marca che non ho mai provato, che è My Sezione Aurea. Ed è un siero 3 in 1 perché può essere utilizzato sia su capelli asciutti che su capelli bagnati dopo appunto aver fatto lo shampoo. Ed è con olio d'albicocca, pantenolo, estratto di mirtillo e gel di semi di lino. L'ho utilizzato solamente ieri e ne ho lasciati abbastanza morbidi, ma comunque arrivo da dei capelli pessimi, quindi aspetto un altro po' per farmi un'idea. E anche ieri ho utilizzato lo shampoo, che ha un buonissimo profumo e rimane sui capelli anche il giorno dopo. L'unica cosa è che è abbastanza gelatinoso e fa difficoltà ad uscire anche se è pieno, perché appunto è nuovo. E infine ho deciso di prendere due articoli della marca Alchemilla. Uno è questo, che è lo scrub per cuoio capelluto. Ne avevo acquistato un altro di un'altra marca, ma mi lascia i capelli completamente oleosi e infatti non so se utilizzarlo per il corpo, ora vedo, però per i capelli è inutilizzabile. Quindi ho deciso di prendere questo qui, che avevo già provato in passato e mi sono trovata benissimo. Dura un sacco perché comunque non è che si fa tutti i giorni e io lo faccio una volta ogni 2 settimane, dipende poi anche dal cuoio capelluto. E i grani si sentono, ma non vanno a graffiare appunto l'acuto, comunque danno noia. E vi lascio il cuoio capelluto pulitissimo, si sente proprio che fa questa azione scrubbante, senza però appunto essere aggressivo. Ed è appunto questo qui. E ho deciso appunto di acquistarlo così sono andata sul sicuro perché l'avevo già provato. E invece ho provato per la prima volta questo, che è un fondotinta, perché il mio sta terminando ed è quello di Deborah della, della come si chiama? Formula 0, comunque una formula pura, e praticamente è la terza volta che l'acquisto perché mi trovo benissimo e già che non mi trucco tantissimo, preferisco andare sul sicuro, però ho voluto cambiare e appunto ho scelto questo qui, che devo ancora provare perché mi ce n'è rimasto pochissimo appunto di questo di Deborah, e ho scelto la colorazione 02. Poi sono stata da The Zenith, ho fatto un acquisto molto sexy, che sono le mutande, e io prendo sempre queste, cioè ultimamente, perché se non sbaglio ci sono sia in microfibra che in cotone, e sono quelle senza cuciture. E se avete appunto dei problemi in cui vi si gonfia la pancia nella giornata, secondo me sono perfette. Infatti a me non danno noia, non lasciano il segno sulla pelle. E l'unica pecca è che comunque si sciupano prima rispetto alle mutande classiche con l'elastico, perché appunto non avendolo si rompono più facilmente, insomma, però a me durano tantissimo. E mi spiace non averle acquistate durante i saldi, però non le avevo trovate e essendo andata in negozio le ho viste, quindi ho
deciso di prenderle lì e ho approfittato della promozione perché una costa 4,99, se invece se ne acquistavano 5, no, 3,99, 5, 15,99, visto che mi servivano, ne ho acquistate 5. Sono tutte simili, comunque, cioè sono tutte uguali, cambia semplicemente il colore e le ho prese tutti di questi colori tenui perché appunto soprattutto nell'estate in cui ho i magari pantaloni comunque qualche abito bianco preferisco avere di questi colori così non si dovrebbero vedere e appunto sono l'ho preso nude su rosa cipria e bianche e ne ho preso appunto 5 così ho speso diciamo ho risparmiato leggermente. Ora vi lascio invece alla ricetta sperando che sia riuscito perché ancora non so il risultato finale. E ditemi se l'avete mai provato o se avete provato qualcuno di questi prodotti che vi ho fatto vedere. Per la preparazione del Danubio utilizzerò la planetaria. Dobbiamo unire prima di tutto la farina, che sono 500 grammi, io utilizzo una farina senza glutine. Dobbiamo metterci poi 150 grammi di acqua, una bustina di lievito di birra, io utilizzo questo di Pane Angeli. Una volta che avremo iniziato ad incorporare questi tre ingredienti, andiamo ad aggiungere uno per volta due uova. Andiamo poi ad aggiungere 75 g di burro e li alterniamo con 75 g di zucchero. Sono andata ad aggiungere anche un po' d'acqua perché l'impasto era troppo asciutto e infine vado ad aggiungere 7 g di sale. Una volta che abbiamo lavorato per bene l'impasto, io lo lascio sempre più morbido e sono andata a dargli una impastata anche a mano. Lo dobbiamo lasciare lievitare fino al raddoppio del volume. Una volta che l'impasto ha lievitato, lo dobbiamo dividere in 9 palline di circa 100 grammi. Li andiamo a stendere e poi li riempiamo di Nutella e li andremo a posizionare all'interno di questo tipo di stampo a forma di albero. Una volta fatte tutte le palline, le andiamo a sistemare in questo modo nello stampo. E ora lo dobbiamo spennellare con un torlo d'uovo e del latte e poi lo lasciamo lievitare ancora finché non raddoppia. Sono andata a mettere gli zuccherini che simboleggiano la neve e anche le ciliegie candite che dovrebbero essere le palline di Natale. Ora lo vado a infornare a 170 gradi per 30 minuti.